Ciao Cinefusi.it, il 1 febbraio arriva nelle sale italiane Una bugia per due, una commedia francese, anzi un film di genere commedia drammatico francese, diretto da Rudy Milstein. La storia è all'incirca questa: lui, il protagonista, lavora da circa un anno in un grande studio di avvocati. Passa spesso inosservato agli occhi di tutti, sia in ambito lavorativo che in ambito familiare, nonostante il suo essere gentile, disponibile con tutti e a tratti anche, direi, ingenuo, nel senso buono del termine, ovviamente. È una persona comunque con pochi amici, che passa inosservata, a volte goffa, e si presenta così appunto. Dopo l'ennesima richiesta all'interno di questo studio, viene coinvolto in un grosso caso in cui delle persone accusano una multinazionale di aver provocato il cancro delle persone con dei pesticidi. Dopo appunto poco tempo, a causa, dopo aver avuto, cioè dopo che ha da un po' di tempo dei disturbi allo stomaco, decide di recarsi in uno studio medico per una visita, all'interno della quale gli viene diagnosticato il cancro. Da questo momento in poi tutto inizia a cambiare, le persone intorno a lui iniziano a notarlo, a dargli sempre più attenzioni, più possibilità, sia in ambito lavorativo appunto che familiare, e quindi lui lavora e continua appunto il suo lavoro contro, diciamo, l'associazione dei malati di cancro, fino a scoprire durante una seconda visita che è totalmente sano sostanzialmente, quindi c'è stato un errore medico ed è sano. Per una serie di coincidenze, per comunque mantenere finalmente quella che è la sua posizione, appunto, sia in ambito lavorativo che familiare, decide, in cui sostanzialmente tutti notano quelle che sono effettivamente le sue capacità e la sua persona, decide di non rivelare, l'errore medico e quindi di mantenere questo segreto, di fingersi malato, svelando il tutto e condividendo questa bugia solo con una persona, che è il vicino di casa, considerato apparentemente strano, Bruno. Ecco, io partirei proprio da questo personaggio che mi ha colpito moltissimo, sinceramente, interpretato innanzitutto dallo stesso regista. Ho trovato geniale sia il personaggio in sé, cioè la scrittura di questo personaggio, la caratterizzazione, e sia l'interpretazione. Secondo me si tratta di una persona imprevedibile, apparentemente strana, che però diciamo, la grandezza di questo personaggio sta nel fatto che, nonostante la sua appunto stranezza apparente, è l'unico, anzi non l'unico, è in grado di rivelarci una serie di aspetti seri e attuali con una comicità molto sottile e fine, lasciandoci commuovere in ogni momento, diciamo. Continuando da dove ho iniziato, visto che appunto stiamo parlando ormai di questo, dei ruoli e dei personaggi del film, direi che nonostante alcuni di questi siano forse in alcuni casi un po' forzati, come il medico o l'avvocato della controparte, in alcuni casi appunto sono un po' forzati, che dire, il regista, il film, la storia, nonostante appunto queste due piccole forzature, sono in grado di proporci una comicità sicuramente non nuova, ma originale allo stesso tempo, che riesce, lo so che in un certo senso è controsenso, però secondo me è effettivamente così, che riesce comunque ad intrattenerci per tutta la durata del film, pur affrontando, diciamo, argomenti molto seri, di grosso spessore e attualità, difficili da affrontare, come appunto l'inquinamento e la malattia. Diciamo che attraverso le interpretazioni dei personaggi, che mi hanno colpito molto in generale, al di là di quella di Bruno, troviamo una forte sensibilità nell'affrontare degli argomenti trattati appunto all'interno del film, e restiamo in bilico tra il sorriso e la commozione nel vederlo. Poi, riavvolgendo un attimo il nastro e tornando appunto a quello che è il film in generale, il film parla sicuramente, uno degli argomenti principali è quello dell'apparenza, e lo stesso protagonista, lui, è in perenne bilico tra il voler essere se stesso, cioè l'essere se stesso, anzi è autentico, e il piacere agli altri dall'altra parte, per poi finire come sempre a fare la scelta più adatta, ovvero perché, come ci viene detto anche nel trailer, o comunque come viene scritto nella locandina, non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta. Il film è esattamente questo.
Poi che dire, direi che presenta un giusto equilibrio tra quelli che sono i momenti drammatici e toccanti e la comicità. Anche in quello che è l'ambito familiare, quello che voglio dire è che la madre in realtà è la classica madre già vista e rivista in un certo senso, che non darebbe un euro al figlio, cioè che non crede in lui, non crede nelle sue capacità, lo ignora in un certo senso, appunto come abbiamo detto, passa spesso inosservato anche in ambito familiare, mi riferivo anche a questo. Però, pur ripresentando queste dinamiche già conosciute, la sceneggiatura, la storia riesce ad intrattenerci sia attraverso un continuo botta e risposta, sia grazie a battute nuove ed originali, e grazie a una comicità, appunto, forse, diversa da quella che si vede in giro in questo momento. Riguardo al film, direi che inizialmente, una volta arrivata, pensavo che fosse tutto un po' prevedibile, cioè sulla mia seduta sulla poltrona dicevo ok, ecco, adesso succederà questo, ora succederà quest'altro, e credevo che sarebbe stato così per tutta la durata del film. Però, al contrario, soprattutto sul finale, pur non essendo nulla di totalmente inaspettato, devo dire che mi ha toccato molto anche per la scelta della messa in scena. Non so come dirvi, in realtà è complicato da spiegare perché mi sono trovata in una posizione in cui gli argomenti sembravano non essere nuovi, cioè in realtà è un qualcosa che noi abbiamo già visto, allo stesso tempo però erano totalmente originali e appunto poi, come ho già detto, mi ha colpito totalmente tantissimo l'interpretazione di questi appunto personaggi. Appunto quindi. Niente, nonostante questi argomenti non nuovi, credo che l'originalità c'è comunque e quindi mi ha colpito questa messa in scena, questa interpretazione, questa caratterizzazione di personaggi. In generale direi che per concludere si tratta di una commedia sicuramente a sfondo e contenuto sociale, molto toccante. Per certi versi appunto prevedibile, ma per niente scontata. Come ho già detto, mantiene un equilibrio interessante, il film in generale mantiene un equilibrio interessante tra comicità e drammaticità, affrontando il tutto con una sensibilità pazzesca. È un film che sicuramente consiglio e che ho visto molto volentieri, nonostante non sia il mio genere, per cui a maggior ragione direi che lo consiglio perché è riuscito ad intrattenermi e a tenermi seduta sulla poltrona nonostante non fosse il mio genere, e quindi ripeto, lo consiglio. E che dire, infine, spero vi sia piaciuto il video come sempre. Se è così, mettete like o lasciate un commento, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Grazie.